Ciao a tutti, oggi vorrei condividere con voi una crema estiva semplice da fare e veloce e abbinerò anche un vino molto interessante. Adesso vi dico quali sono gli ingredienti. Abbiamo bisogno di zucchine, spinacino, piselli surgelati, olio extravergine di oliva, foglie di sedano, cipolla, porro, patate, aglio, menta, sale, pepe lungo, sesamo nero, sesamo bianco e semi di zucca. E adesso basta chiacchiere, andiamo a cucinare. Nel frattempo abbiamo affettato le zucchine, abbiamo aggiunto l'aglio, le abbiamo condite con olio e sale e li inforniamo nel forno a 180 gradi per 25 minuti. Aggiungiamo porro e cipolla tagliata grossolanamente per addensare di più la crema. Aggiungiamo le patate tagliate grossolanamente e le nostre zucchine e li facciamo tostare un po'. Poi aggiungiamo foglie di sedano, il pepe lungo, copriamo con l'acqua e lasciamo bollire per 10 minuti. Una volta passati 10 minuti aggiungiamo i pisellini surgelati e il spinacino e li facciamo cucinare per un minuto. Mettiamo il nostro pepe lungo perché l'abbiamo utilizzato solo per aromatizzare la nostra crema. Ho utilizzato le patate e i piselli per dare una densità alla crema e sostituire la parte della panna e del latte. Un altro trucco per dare una densità alla nostra crema è utilizzare l'olio freddo. E adesso andiamo a frullare tutto per bene. Eccoci qua, con piccoli trucchi abbiamo ottenuto una crema densa. Eccoci qua, la nostra crema è pronta, l'abbiamo decorata con le zucchine, menta e i semi. In abbinamento ho scelto un prosecco Valdobbiadene, come vitigno abbiamo 100% glera e un prosecco fresco, leggero e con una buona sapidità che in abbinamento con la nostra crema i sapori non si sovrappongono. Buona degustazione!